William ha svelato, per sbaglio, di quanti mesi è incinta Kate. Fiocco rosa o azzurro? Ancora non lo sappiamo, ma sembra proprio che William abbia intanto svelato accidentalmente di quanto è incinta Kate Middleton. Quando nasce il terzo royal baby. La duchessa di Cambridge aspetta il terzo royal baby, e ancora non è dato conoscere il sesso del futuro erede di Kate Middleton e William. Ovviamente potrebbe essere ancora presto dato che nelle ultime uscite pubbliche il ventre dell'amata principessa non era ancora pronunciato e nessuno si era accorto della gravidanza anche se era annunciata dalla sua mai nascosta voglia di avere un terzo figlio. Anche se non sappiamo cosa porterà la cicogna a William e Kate, forse un altro dettaglio importante è stato svelato sulla gestazione della futura mamma e a lasciarselo scappare è stato proprio il figlio di Lady Diana. Mentre il rampollo si trovava alla conferenza sulla salute mentale organizzata a Oxford, ha ricevuto le congratulazioni da una persona presente all'evento per la rinnovata paternità. Il principe, gentile come al solito, ha ringraziato per gli auguri, dicendo, "Grazie mille, è stata davvero una bella notizia". Anche se non riusciamo a dormire molto al momento ha detto scherzando William eravamo un po' ansiosi all'inizio, ma possiamo iniziare a celebrare da questa settimana. Un dettaglio a cui in molti non avranno fatto caso ma che è davvero molto importante, dato che molte donne aspettano fino alla dodicesima settimana per annunciare e celebrare la propria gravidanza, dopo questo periodo sono infatti quasi sicure che, a meno di qualche complicazione, riusciranno a portarla avanti. Se le parole di William dovessero corrispondere a quest'ipotesi quindi, il terzo royal baby dovrebbe nascere a marzo del 2018. La difficile gravidanza di Kate. Kate Middleton ha annunciato la terza gravidanza dopo molte speculazioni che ormai si stavano facendo nel Regno Unito. Qualche giornale di gossip aveva infatti già anticipato che la duchessa di Cambridge era stata ricoverata nuovamente in ospedale per le forti nausee che la attanagliano ogni volta che aspetta un bambino. Kate Middleton soffre infatti di ipremesi gravidica, un disturbo che si stima colpisca una donna su cinque, e che rende impossibile svolgere le normali funzioni quotidiane, tanto che la principessa ha dovuto annullare tutti i suoi precedenti impegni. Se soffrire di nausee mattutine durante i primi tre mesi di gestazione è una cosa normale e comune a molte donne, l'iperemesi gravidica è invece un disturbo più grave che causa forti nausee e getti di vomito che durano per tutta la giornata e, nei casi più gravi, si rende addirittura necessario il ricovero in ospedale. La salute della mamma e anche quella del bambino di conseguenza è infatti a rischio perché, non assimilando e non trattenendo nulla all'interno dello stomaco, perde molto peso e il nutrimento necessario per lo sviluppo e la crescita del feto. Ovviamente Kate Middleton è curata dai medici migliori del Regno Unito, e della salute sua e delle royal baby non c'è da preoccuparsi. Anche se soffrire di iperemesi gravidica è davvero brutto, soprattutto perché dura l'intera gravidanza.